Oh, bene. Siamo arrivati a un punto. As word of the events in the yacht sounded throughout the empire, quitai Bujeva. Non so se si legge bene, comunque vedo di leggervi io. La corazzata di Vietale è affondata, estinta l'ottava flotta dell'esercito imperiale d'Arcadia. Mentre l'impero era scosso dalle notizie provenienti dallo Yagd, io lasciai Bujeva fingendomi malato. Il mio scopo era di radunare le forze antiimperiali di tutte le Vales e organizzare la resistenza. Leggo perché temo che il corsivetto non si veda tanto bene nel video perché il mio tablet rende più luminoso lo schermo, quindi... A quel tempo la principessa era tornata alla Banaste. Tuttavia non aveva dichiarato la sua presenza, decidendo di celare sé e il fermento d'aurora agli occhi di tutti. Se lei si fosse mostrata al suo popolo, sarebbe risultato evidente il mio errore nell'annunciare il suo suicidio e questo avrebbe compromesso la formazione della resistenza. Non ho ancora ben capito se quello che sta parlando è l'imperatore d'Arcadia. In tali circostanze, anche se la principessa avesse dichiarato la restaurazione di Damasca, ciò sarebbe servito solo ad attirare le ire dell'impero. Nonostante la perdita dell'ottava flotta, Arcadia continuava a essere una temibile potenza militare. Teatro dalle memorie di Harim Mondore IV, capitolo 16, l'attesa. No, ho ben capito che cavolo stia parlando, comunque ho un dubbio sull'imperatore di Arcadia o su qualcun altro. No, non può essere l'imperatore di Arcadia che è quello che avevo visto tipo l'episodio scorso. Oh, questa è Arcadia! Che razza di taxi sono quelli? Vabbè, sono avanti qui! Cos'è sta roba? E quelle lì sono le navi, quelle civili, quelle. Madonna, vabbè, insomma, quelle. Il Senato. Under guise of martial exercises. It is our belief they wait for the proper pretext, the sooner to make their strike against Arcadia. The loss of Leviathan and her fleet at such a time comes as a most grievous blow. Were Azaria to invade, the battle would be hard fought. Had Lord Vayne not deployed the fleet so capriciously, we would not now find ourselves in such perilous circumstance. Lord Vayne shall be made to answer for his actions. It is the will of the Senate. Excellency, though he be your son, justice must be served. A convenient thing, justice. And so I must now make a choice between my throne and my son. A most lamentable situation for us all. Oh, for Lord Vayne, perhaps. Yet surely Lord Larsa will make for a fine emperor. Larsa so adores his brother, and he is yet young. But he will not remain young forever. Already he busies himself unraveling Lord Vayne's tangled skein. Lord Larsa has found his role to play and pursues it with some enthusiasm. Ah, yes. And who would set him at such tasks? What matter? Lord Vayne himself once saw his elder brothers brought to like justice, did he not? At your Excellency's behest, as I recall. Put yourself at ease, Lord Gramis. So long as the Senate watches over her, Arcadia's well-being will ever be ensured. By your will,
I shall bid Vane return to Arcades. E così stanno le cose, eh? Sì, qui come ci siamo finiti? Siamo andati un attimo a fare una sosta? La volta è la palude di Dapreus! Come caspita si pronuncia? Comunque è un dungeon con livello molto alto, insomma una zona con livello molto alto, c'è un demo probabilmente quando abbiamo finito il gioco. Vabbè, a parte le boiate. Cos'è questo? Ah, è lo spettro, come posso chiamarlo? L'ombra di suo marito morto. Come potete chiamarlo? Boh. Da notare che c'è un incredibile. Da notare, ma solo io l'ho notata incredibile somiglianza con. Come si dice? Gasler, mi pare che si chiami Pan. Ma solo io l'ho notata. No, è una coincidenza. No, è una coincidenza. Mi sto confondendo. Sto solamente complicandomi la vita. Però, oh, cavolo, la somiglianza è tantissima. It was the Dawn Shard that brought down the Imperial Fleet. You know your stuff. Destructive power of such force. Capitale del Regno. I've seen it once before. 4 giorni dopo il fondamento della Leviatano. You know, ah, quindi sono 4 giorni dopo. The capital of Old Nebradia, Lord Rassler's fatherland. At the time of the invasion, a division of Imperials entered the city. There was a mighty explosion. Friend and foe died alike. Something was there. One of the Dynast King's relics. The Midlight Shard was in Nebradia. More Netherside. Well, no wonder they invaded. That ridiculous war. The trap at the treaty signing. All this because Vane wanted power. He must not be allowed to claim the Nethersite. The Empire must never hold it. Oh, they already do. The Dusk Shard, most likely the Midlight Shard too. Besides, can't they manufacture Nethersite now? Very well. Then the path set before us is clear. We'll use the Dawn Shard to fight them. Dalmasca does not forget kindness. Nor ill deed done. With sword in hand she aids her allies. Sword in hand she lays to rest her foes. This Nethersite I hold must be my sword. I will avenge those who have died. And the Empire will know remorse. You even know how to use it? I... The Gareth may know. The Gareth people live by the old ways. Magicite lore is a part of their culture. They may hear it. The cry of the Nethersite's power. Whispers of the stone's menace. Dangerous though it be, what we need now is power. Should we declare Dalmasca free without the means to defend our claim, the Empire would crush us. You must take me to meet with the Gareth. They live beyond Osmond Plain. Not exactly close. Compensation, is that what you want? Straight to the point, aren't we? I like that. Compensation. How about the ring? This? Isn't there something else? No one's forcing you. I'll give it back to you as soon as I find something more valuable. What do you mean, something more valuable? Hard to say. I'll know when I find it. What is it you want, Vaughn? What are you looking for? Me? What am I looking for? I guess... Well,
Ricordatevi queste parole, eh! Ricordatevi queste parole, perché lui è un uomo di parola, glielo restituirà l'anello, un uomo di parola. Anche la PlayStation è di parola, fra i caricamenti lunghi. Ad ogni modo, sì, adesso ragazzi dobbiamo andare dai Garif, queste tribù, che si trova, ecco appunto, a Kerwon. So they do. We'll need to head south, past the Giza Plains. It is the rains now in Giza. The wadis will be swollen with the deluge. Passage may be difficult. But those same waters may also lay open new routes to us. Regardless, we must go south, yes? First things first. You're eager to be on your way, I know, but we should see that we're prepared before setting out. I made my resolve 2 years ago. I swore to overcome any hardship I may face. Man cannot live by resolve alone, princess.